Cari quaddisti, buongiorno ed eccoci per un nuovo video articolo tecnico sul Triton 400 4x4, come effettuare la sostituzione dell'olio del cambio. Ricordiamo che i mezzi a CVT hanno solitamente un blocco motore, dove è alloggiato il cilindro, e un blocco cambio, che meccanicamente si definisce cambio, ma nella realtà per l'utente è il blocco selettore per l'inserimento delle ridotte, marcia avanti normale, delle veloci, quindi per l'inserimento del neutral, quindi sgancio totale più che inserimento, e per l'inserimento della retromarcia. Ecco qua il blocco cambio, diciamo il blocco selettore di marcia del Triton 400 4x4. Quindi in questo caso abbiamo inquadrata bullone di scolo di scarico dell'olio, è un bullone del 17 calamitato, del 17 calamitato. Poi abbiamo un bullone di carico che nella realtà è il bullone che comprime una pallina con molla spinta da una molla che determina la posizione delle marce. Tramite questa pallina voi sentite clock, clock delle marce, quindi è fondamentale. Noi lo utilizziamo come bullone di carico perché altri bulloni non ce ne sono. E il tutto contiene 1360 ml di olio, quindi 1 kg e 360 grammi più o meno, poi l'olio pesa un po' meno dell'acqua, ma comunque 1,360 che a noi sembra sinceramente un'enormità. Non vi è pompa dell'olio e la lubrificazione avviene per cavitazione. Vediamo cosa vi serve. Non è assolutamente necessario utilizzare il cavalletto, anzi un cavalletto come questo, tra l'altro bellissimo, che noi utilizziamo sempre dell'azienda Omcrop, piccola marchetta, non è consigliato perché vi impedisce il posizionamento sotto il quad della tanica per il recupero dell'olio. Quindi passiamo a come tecnicamente dovete comportarvi, o perlomeno quanto vi consigliamo noi, sigarettina per la sostituzione dell'olio del cambio. Come direbbe il mio amico De Vincentis, il Mad Max, io kann al gegen, che se non gli faccio questo video articolo tecnico ci viene una sincope al gig, che me l'ha chiesto sinceramente molto simpaticamente e gentilmente. Eccoci, allora iniziamo subito dalle operazioni. Chiave occhiello del 14, chiave occhiello del 17 per il bullone di scarico. Diciamo impugnatura cacciavite, tubo flessibile, calamita, viene definita calamita. Questa è importante, eh? È importante, sembra una sciocchezza, ma è importante. Vaschettina 1350 ml, noi usiamo e vi consigliamo il D2R Ipon, anche da Triton. Due confezioni di D2R Ipon per la trasmissione, una siringa da culo comunque una siringa con un tubo possibilmente trasparente collegata, una siringa da 60 ml, la tanica di recupero olio del catalogo Reaction, molto utile, una buretta da 2 litri o 1,5 litri almeno, un secchio tagliata a metà per fare in modo che alloggi sotto il quad, una bilancina di precisione da cucina, la nostra per esempio tira fino a 5 kg, va benissimo, vediamo che si accende. Quindi prima azione, chiave del 17, posizionate sotto il quad il vostro secchio opportunamente tagliato in modo che passi sotto il quad, svitate il bullone di scarico con la chiave del 17, esattamente in questo modo. Posizionate sotto, e svitate, ricordatevi che se andate verso destra, avvitate, per svitare, scusatemi,
Sì, avvitate. Per svitare dovete andare verso sinistra, cioè in senso antiorario, prima che mi spanate perché avvitate. Svitate, togliete, plum, il bullone resterà nell'occhiello quando si sviterà tutto, togliete tutto e l'olio scenderà copiosamente. Prima di fare ciò, perdonatemi, pesate sulla vostra bilancina il vostro contenitore. Ci dà una tara di 354 grammi. Sapete che il vostro contenitore pesa 354 grammi. Scaricate tutto l'olio, ripesate il vostro contenitore. Con tutto l'olio scaricato, lasciatelo scaricare per un minutino e mezzo, in modo da scaricarlo veramente tutto, e così controllerete oltremodo quanto olio avevate, quanti etti di olio avevate all'interno del cambio. Poi sapete benissimo che la casa madre consiglia 1350. Io, sinceramente, la squadra prosecco.it ritiene che più di 1,2, cioè già 1,2 sia un'enormità. Quindi capisco che la casa madre dichiari 1350, anzi 1360, perché sa che ci sono utenti che non vanno per 5 anni senza controllarlo, però sono veramente tanti, cioè quello lì va in pressione con 1360. Quindi noi più di 1200 non ci mettiamo, e anzi secondo me andrebbero bene anche 1000, perché lì basta proprio un velo. Comunque diciamo 1360 così, se spaccate non è colpa nostra. 2 kg di 2DR, belli e tranquilli. Allora, scarichiamo tutto l'olio, ripesiamo tutto l'olio, ci annotiamo il peso dell'olio che abbiamo scaricato, meno la tara che abbiamo provveduto prima a pesare, pesava 370 kg. Questa vaschetta è per il recupero della mollettina della pallina, importante, se no la perdete. Quindi, una volta scaricato tutto l'olio, riavvitiamo il nostro bullone di scarico e lo seriamo senza ammazzarlo, ma lo seriamo dopo aver pulito ovviamente da terra eccetera la sua sede. Questo fatelo, se no caricate l'olio e lo perdete, perché sotto vi siete dimenticati di mettere il tappo, quindi il tappo rimettetelo subito appena avete finito di scaricare. A questo punto, operazione fatta, chiave del 14, andiamo a svitare questo bullone. Definiamolo bullone di carico, ma che nella realtà è anche il bullone che tiene la pallina che dà la posizione del desmo della selezione marcia. Quindi lo svitiamo. Come lo svitiamo, uscirà il bullone con al suo interno, solitamente resta attaccata anche la molla, ma non la pallina. Con la calamita a bullone svitato entrate all'interno del foro, la pallina che è ferrosa resterà attaccata alla calamita e così la estrarrete. In una vaschettina similare mettete palline, molla e bullone, con ovviamente la sua guarnizione in rame. A questo punto, con la siringa, perché è l'unico modo per caricare, voi metterete, peserete altresì la tara. Tac. Vabbè, in questo modo sto già facendo la tara, quindi adesso 3 grammi, direi, cioè non pesa 3 grammi, ma ho tarato adesso, quindi ecco, riazzerato, verrà fuori 1,0 grammi. Io verserò all'interno di questa buretta da 2 litri 1200 grammi di olio di 2R. Sarò sicuro del carico. Una volta che ho fatto questo, comincio ad aspirarla con la mia siringotta e fino a quando non l'avrò finita tutta, a bordate di 60 ml per volta, ma vi assicuro non conviene affidarsi alla misurazione della siringa, perché è un'operazione che dovete ripetere circa una ventina di volte, quindi non affidatevi alla siringa perché l'errore può essere grossolano. Rimettete l'olio attraverso il foro della rete di carico. Una volta finito questo, caricato il vostro 1200 grammi di olio, riavvitate. Allora, prendete la pallina,
a mano, la infilate nel buco, poi prendete il tappo con la sua guarnizione in rame e la molla inserita nell'incavo del tappo, lo avvitate con la chiave del 14, pam, lo serrate. A questo punto avete svolto la vostra operazione. Per il recupero dell'olio vi consigliamo la tanica del catalogo Reaction, molto ma molto valido, perché ha un grosso tappo per svuotarla all'interno dei luoghi predisposti del comune di Milano, se non siete in officina o del comune di vostra competenza, quindi per gli oli esausti. Una tanic, un buco qua, un tappo per svitare, per svuotare il contenuto del vostro secchio al suo interno, e un tappo di sfiato per permettere all'aria di uscire intanto che entra l'olio da questa parte. È veramente un gran prodotto, sempre acquistabile tramite il catalogo Reaction nella nostra squadra corsa. Signori, ricapitoliamo: chiave occhiello del 14, chiave occhiello del 17, calamita snodabile, siringa con tubicino, 2 litri di D2R Ripon, buretta da 2 litri, si chiama secchiello tagliato, un paio di guanti che secondo me sono importanti, se no vi tirate le legnate con le mani quando svitate, riavete, soprattutto quando svitate i bulloni, scatolina per il salvataggio della pallina, bilancino da cucina, precisione al decimo di grammo serve un cazzo, precisione al grammo va benissimo, e potete effettuare la sostituzione di cambio olio del vostro Triton 450 4x4. Da Fero, squadracorsebyquadisti.it, con i miei personali saluti a Gideon. Un saluto, ciao ragazzi.